Buongiorno, buongiorno da Onda TG in primo piano, subito i centri di accoglienza con la Guardia di Finanza che ha bloccato l'erogazione del reddito di emergenza per 55 migranti del centro Abruzzo, ospiti a Pescasseroli ed Alfedena. Sentiamo i particolari al nostro servizio. Bloccati oltre 200.000 euro di reddito di emergenza destinati agli ospiti dei centri di accoglienza. Nell'elenco compaiono anche 55 migranti domiciliati in Alto Sangro, rispettivamente 17 a Pescasseroli, 38 ad Alfedena. Gli uomini della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno concluso una complessa attività in materia di spesa pubblica finalizzata alla verifica della corretta erogazione dei sussidi economici legati all'emergenza da Covid-19. I finanzieri sono riusciti a individuare gli ospiti dei centri d'accoglienza che risultavano essere destinatari anche del reddito di emergenza, il REM 2020, e stabilire che il sussidio, destinato a soggetti in particolari condizioni di indigenza economicamente danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non gli doveva essere erogato, poiché già assistiti dallo Stato. Successivamente il magistrato della Corte dei Conti, delegato al controllo presso l'INPS, confermando l'ipotesi dei militari, ha interessato la direzione centrale dell'istituto, che con una circolare indirizzata a tutte le direzioni territoriali ha chiarito che il ristoro economico non è dovuto agli ospiti dei centri di accoglienza. Le fiamme gialle, attraverso l'utilizzo di moderne strumentazioni tecnologiche, sono riuscite ad accertare che circa 200 ospiti dei CAS SIRE nella provincia dell'Aquila, centro Abruzzo compreso, avevano già percepito o richiesto il reddito di emergenza. In particolare, sono state segnalate all'INPS 126 stanze già liquidate, richiedendo la revoca del sussidio, il recupero di circa 130.000 euro e altre 125 stanze presentate, ottenendo l'annullamento dell'erogazione di circa 222.000 euro. L'attività è testimonianza dell'impegno del corpo a contrasto dello sperpero delle risorse pubbliche per far sì che le stesse siano destinate correttamente a favore della collettività e dei cittadini che ne hanno diritto. Ed ora la cronaca, spallate e calci al portone della sua ex, patteggia la pena di un anno di reclusione, un 35enne di Bugnara. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Aveva scardinato con calci e spallate il portone d'ingresso dello stabile dove è domiciliata la sua ex, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dal tribunale. Ha patteggiato un anno di reclusione, CDS, 35enne residente a Bugnara, che questa mattina si è presentato davanti al giudice Francesca Pinacchio per il rito direttissimo. L'episodio, balzato alle cronache, risale allo scorso 28 giugno. Quella sera il giovane, dopo una conversazione telefonica, si sarebbe introdotto nello stabile dove è situato l'abitazione della sua ex contro l'espressa volontà della stessa, la quale aveva categoricamente rifiutato di aprire il portone d'ingresso. L'aggravante, secondo Procura e Carabinieri, è quella di aver realizzato l'abusivo accesso con violenza sulle cose. Il provvedimento del tribunale, che gli vietava di avvicinarsi alla persona offesa a meno di 500 metri, non avrebbe modificato lo stile di vita del giovane, che in più occasioni avrebbe violato la misura cautelare, prima il 5 maggio, poi il 1 giugno e in ultimo il 28 giugno, quando, come detto, si è introdotto nello stabile della ex rompendo il portone con calci e spallate. Per questo episodio il 35enne, difeso dall'avvocato Alessandro Margiotta, ha patteggiato la pena, sospesa, di un anno di reclusione. Contestualmente gli è stata revocata la misura degli arresti domiciliari. Una storia che conferma l'importanza di affrontare il tema della violenza sulla donna, innanzitutto sotto il profilo culturale. Sarò il sindaco del Parlare Chiaro, così l'ex assessore regionale Andrea Gerosolimo che presenta la sua candidatura in TV e si pone solo in parziale continuità con la Casini. Sentiamo. Né una rottura né una continuità con l'amministrazione Casini, la sua amministrazione, ma una coalizione nuova che vuole parlare chiaro ai cittadini, che ha come filo conduttore i temi della pacificazione e della verità. Con questo spirito il candidato sindaco, ex assessore regionale Andrea Gerosolimo, illustra il suo progetto di rilancio per Sulmona a pochi giorni dalla presentazione delle liste e quindi dall'entrata a pieno regime in campagna elettorale. Gerosolimo si pone in parziale continuità e discontinuità con la sindacatura uscente,
innocente, concepita 5 anni fa proprio dall'ex assessore con l'allora coalizione Noi per Sulmona. Un dato politico importante da rilevare che inaugura a questo punto il nuovo civismo del civismo. Che l'amministrazione Casini nei primi 3 anni ha indubbiamente sofferto delle difficoltà, negli ultimi 2 ha fatto l'impossibile con l'uscita di alcuni consiglieri comunali che hanno scelto di abbandonare la maggioranza e con l'ingresso della componente di Masciana. Io devo dire che c'è stato un cambio di marcia, ci sono stati assessori che hanno lavorato tantissimo. Vi ricordo che negli ultimi 2 anni noi abbiamo sbloccato opere che non si sbloccavano da 10 anni, il liceo classico è dal 2009, la frana di Via Turati è dal 2010, le altre scuole la stessa cosa. Credo che negli ultimi 2 anni l'amministrazione comunale abbia fatto ciò che non è stato fatto negli ultimi 10 anni, né dalla giunta Federico né dalla giunta di Peppino Ranalli. Gerosolimo sarà sostenuto da 7 liste nella competizione elettorale di Tradizione Riformista e Liberale, 2 come detto le parole d'ordine. La verità, perché credo e sono fermamente convinto che i cittadini debbono sentirsi dire non ciò che loro vogliono sentirsi dire, ma ciò che è giusto dire, anche se a volte fa male, ma è opportuno dire sempre la verità. E la pacificazione, perché è sotto gli occhi di tutti che negli ultimi anni questa città ha vissuto e vive ancora oggi. Spero che il culmine sia semplicemente questa campagna elettorale e poi tornino le cose nella normalità, ma comunque ha vissuto un clima di odio, di tensione, che non va bene, perché un clima di odio rende le istituzioni deboli e le istituzioni deboli non fanno che indebolire la città. Il candidato sindaco passa poi ai temi della campagna elettorale. Sul tribunale SNAM, oltre a manifestare la contrarietà di tutti, la mia personale, le amministrazioni comunali possono fare ben poco, se non nulla, bisogna dire la verità. Sull'ospedale non è un problema di etichetta, ma di contenuti. In tal senso lavoreremo. Abbiamo reparti che attendono i concorsi per direttori di UOC oramai da anni e anni non vengono fatti. L'ultimo concorso è stato fatto quando il sottoscritto era assessore regionale rispetto al reparto di anestesia e rianimazione. Ecco, il problema sono i contenuti. Riempiamo questo ospedale di contenuti e il problema sarà superato. Per quanto riguarda il video che noi abbiamo fatto con passione, è stato un lavoro lungo 3 mesi, dà l'idea di quella che deve essere la città del futuro. Noi abbiamo 1 milione di turisti che transitano nel casello autostradale di Pratola e dobbiamo riuscire a catalizzare 1/3 di quel 1 milione di turisti. Con 300.000 turisti Sulmona potrebbe rinascere e attivare un circuito economico e sociale completamente diverso. Così conclude Gerosolimo, che opziona il ballottaggio come probabilità naturale di una competizione elettorale. E ora i fondi del post-sisma, perché inaugura a Bugnara la nuova scuola super sicura, tutto pronto per l'inaugurazione che è stata fissata per sabato prossimo. Noi intanto sentiamo nel nostro servizio. Sarà inaugurato sabato prossimo, 4 settembre alle 10.30, il nuovo complesso scolastico antisismico di Bugnara, destinato ad accogliere i bambini dell'asilo d'infanzia e i ragazzi delle scuole elementari, realizzato con criteri modernissimi per rispondere ai bisogni della popolazione scolastica del paese e del comprensorio. Il progetto è stato avviato anni addietro, proprio per le numerose ferite riportate all'indomani del sisma del 2009 del patrimonio pubblico e privato. Il nuovo complesso si sviluppa in altezza di 3 piani, con una superficie di 1.320 metri quadrati e un volume di 5.300 metri cubi. La popolazione scolastica prevista è per la scuola materna di circa 50 alunni, distribuiti in 4 aule, per quella primaria di circa 120 alunni, distribuiti in 5 aule. Fra i tanti aspetti caratterizzanti figurano anche 2 ingressi separati, l'applicazione di tutte le tecniche per il superamento delle barriere architettoniche, un efficiente sistema di climatizzazione a pavimento radiante, il sistema di rinnovo dell'aria ambiente divisi per
persone. Ogni piano dell'edificio è dotato di una propria unità di ventilazione meccanica controllata, gestibile in maniera totalmente autonoma e differenziata secondo le preferenze e le necessità di utilizzo dell'attività, consentendo anche di impostare orari di funzionamento, livelli di comfort differenziati. Il sistema radiante a pavimento è organizzato anch'esso per piani, con due collettori di distribuzione per ogni livello, in modo da poter gestire le attività con la massima flessibilità in ogni condizione di utilizzo. Si tratta di una straordinaria occasione per la nostra comunità, ha spiegato il sindaco Giuseppe Lostracco, perché attorno a questo progetto abbiamo lavorato per diversi anni con impegno e determinazione. Oggi poter assicurare ai nostri bambini di avvalersi di una struttura bellissima, adeguatamente attrezzata, ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Torniamo a Somona e parlare di refezione scolastica, di avviso per i morosi con il comune che riapre i termini per le iscrizioni. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Sono stati riaperti i termini per presentare domanda di iscrizione a servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2021-2022, scaduti il 27 agosto scorso. Entro il prossimo 15 settembre è possibile presentare istanza anche a richiedere l'esenzione tariffaria o agevolazione economica per il servizio di refezione scolastica, con decorrenza dal 4 ottobre fino al 31 maggio 2022. Sul sito web del Comune di Sulmona è stato pubblicato l'avviso in cui si specifica che la regolarizzazione preventiva entro il 22 settembre 2021 delle posizioni debitorie pregresse e le passività per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 riferibili a servizio per il medesimo nucleo familiare o comunque anche riconducibili ad altro genitore per lo stesso nominativo dell'alunno è requisito imprescindibile, inderogabile per l'accettazione della richiesta di iscrizione a servizio mensa per l'anno scolastico 2021-2022. Si potrà inviare la domanda tramite l'ufficio protocollo del Comune di Sulmona tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, dalle 15.45 alle 17.15, da lunedì al giovedì. L'email protocollo @comune.sulmona.acq.it oppure tramite lo sportello telematico accessibile dal sito web del Comune. E Giberto Malvestuto, il partigiano, ex ufficiale della Brigata Maiella, riceverà il sigillo d'oro della città di Sulmona, ce ne parla nel servizio Gaetano Trigilio. Gilberto Malvestuto, ex ufficiale della Brigata Maiella, riceverà il sigillo d'oro della città di Sulmona. La cerimonia ufficiale avrà luogo il 2 settembre prossimo nella sala consiliare alle ore 10.30 alla presenza delle autorità e dell'assise civica, in occasione del 611 anniversario della concessione alla città di Sulmona del privilegio reale. Come è noto, la città di Sulmona ha come massimo emblema istituzionale il sigillo che Re Ladislao d'Angio Durazzo le concesse con privilegio datato 2 settembre 1410. La decisione di conferire la massima onorificenza al cittadino sulmonese Gilberto Malvestuto è stata assunta all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 agosto. Gilberto Malvestuto è un partigiano italiano, ufficiale della Brigata Maiella con il grado di sottotenente. Entrò tra le primissime truppe liberatrici a Bologna all'alba del 21 aprile del 1945 alla testa della sua sezione mitraglieri. Uomo di cultura, ha rivestito diversi incarichi in qualità di rappresentante della componente resistenziale del comitato direttivo dell'Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia dal fascismo alla resistenza. Ne fu prima vice segretario, poi vicepresidente e infine presidente dal 1989 al 1993. Per lunghi anni è stato dirigente titolare dello scalo ferroviario di Sulmona. Il 17 aprile scorso ha compiuto 100 anni ed è uno dei pochissimi partigiani della Brigata Maiella ancora in vita. E anche quest'oggi chiudiamo con un po' di musica, anzi la musica di livello della fanfara della Polizia in una recente esibizione a Pettorano sul Gizio. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per essere aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Rigi che come di consueto torna questa sera alle ore 20 circa. A tutti buon pomeriggio.
Nel quadro del cartellone estivo a Pettorano sul Gizio si è esibita con notevole successo la banda della Polizia di Stato, notevole presenza di pubblico, continui commenti applausi. La famosa banda è composta da circa 50 elementi, direttore Secondino De Palma. Il progetto musicale non si è espresso su consueti brani di musica classica, ma su un repertorio che ha spaziato da grandi autori di colonne sonore come Nicola Piovani, Ennio Morricone e il rock dei Queen. Molto applauditi gli omaggi che la fanfara ha riservato a Franco Battiato e Raffaella Carrà. L'iniziativa è stata promossa dal gruppo delle medaglie d'oro al valor militare con il progetto Milite Ignoto Cittadino d'Italia. L'iniziativa del Comune con la fanfara della Polizia di Stato è stata una bella iniziativa organizzata qui a Pettorano, che al Comune è servita a mettere insieme il piacere di ascoltare della buona e bella musica con un dovere istituzionale, che era quello di partecipare alla popolazione, la scelta che il Consiglio Comunale ha fatto di concedere la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. A 100 anni dall'inaugurazione del monumento al Milite Ignoto c'è un'iniziativa che i comuni italiani stanno raccogliendo dentro un progetto che è quello del Milite Ignoto Cittadino d'Italia, di ricordare i 65.000 militari italiani che nella Prima Guerra Mondiale sono morti senza avere, come dire, una croce, senza avere un nome, senza avere una tomba su cui piangere. Per noi ovviamente è un modo questo per partecipare alla cittadinanza, ma anche per dire sempre a tutti mai più la guerra. È un ringraziamento a tutta la cittadinanza di Pettorano che ci ha accolto per la prima volta, almeno da quando ci sono io a capo della fanfara, e ci ha accolto veramente con tanto calore. E la serata ovviamente è stata un po' incerta all'inizio, però come solitamente accade, quando arriviamo si aprono i cieli e la pioggia va via, e anche questa sera c'è stata riconfermata un po' questa usanza.